Risolviamo ora il quesito 2 dell'esame di Stato 2012. Che chiede il significato di asintoto e un esempio di una funzione con un asintoto orizzontale e due asintoti verticali. Allora, la definizione di asintoto è una retta che non interseca la funzione data, perché a asintoto è un a privativo, vuol dire non interseca. Allora, ci sono tre tipi di asintoto. L'asintoto verticale, che è una retta x uguale a c, ed è un asintoto verticale se il limite della funzione per x che tende a c- è uguale a infinito o il limite della funzione per x che tende a c più è sempre uguale a infinito. È un asintoto orizzontale la retta y uguale ad l se il limite di f di x per x che tende a più infinito è uguale ad l o il limite per x che tende a meno infinito di f di x è sempre uguale ad l. Abbiamo invece un asintoto obliquo se la retta y uguale ad mx più q ubbidisce a queste tre proprietà. Vale a dire il limite della funzione f di x per x che tende a infinito è infinito, il limite per x che tende a infinito della funzione f di x fratto x esiste ed è un numero m con m diverso da 0, esiste ed è finito, e il limite di f di x meno mx è uguale a q per x che tende a infinito. La funzione f di x che ha un asintoto orizzontale e due asintoti verticali potrebbe essere questa, f di x uguale 4x alla seconda fratto x alla seconda meno 9. Infatti x uguale a più o meno 3 al denominatore sono due asintoti verticali, perché il limite della funzione per x che tende a più 3 per x che tende a meno 3 mi dà sempre infinito. La retta y uguale a 4 invece è un asintoto orizzontale perché il limite della funzione per x che tende a più infinito è 4. Infatti dividiamo per x alla seconda e rimane 4. E quindi l'esempio è questo. Quindi per trovare una funzione con due asintoti verticali e uno orizzontale basta scostruire una frazione di questo tipo. Qui potevamo mettere anche x alla seconda meno 4 oppure x alla seconda meno 16 e avevamo altri due tipi di asintoti verticali. Grazie.